Buongiorno bambini, questa settimana vi chiedo di fare due problemi a pagina del libro di discipline 61, quindi pagina 61, il problema 3 e il problema 4. Ho bisogno di vedere come siete bravi a scrivere e a fare il problema sul quaderno come facevamo in classe, quindi dovete far finta di essere in classe, per cui potete anche mettere pausa. Prendere il vostro quaderno e farlo passo passo con me. Ogni volta mettete pausa quando dovete, per esempio, scrivere e poi andate avanti col video. In questo modo voi dovete far finta che io sia lì a guardare il vostro quaderno. Poi, quando mi manderete la foto, io vi correggerò tutto bene come se fossimo a scuola e vi darò un adesivo virtuale su Telegram come voto. Allora, cominciamo. Leggiamo il problema numero 3. Io vi chiedo per cortesia di avere tanta pazienza. Lo so che non avete tanta voglia di scrivere perché comunque a casa è diverso che a scuola, però facciamo come se fosse un gioco. Facciamo veramente finta di essere a scuola. Vi preparate il vostro tavolo dove fate di solito i compiti, fate finta che io sia lì a controllare e poi cominciate a scrivere come se foste a scuola. D'accordo? Poi io darò un super, super voto a chi scriverà bene, bene, bene ordinato, ok? E mi raccomando, i quadretti per i numeri, le solite cose, le sapete tutte, le ripassiamo poi insieme. Scrivete in corsivo, mettete la data in blu, potete mettere la data del giorno in cui lo fate. Come titolo invece mettete problema N. Punto 3, page punto 61. Questo titolo in rosso. E poi iniziate a copiare il testo. Ora lo leggiamo insieme. In questo testo del problema numero 3, subito avrei voluto farvi fare anche il disegno, però i numeri sono un po' alti. Quindi proviamo a capirlo insieme, senza fare il disegno, ok? Allora, la pasticcera ha preparato, tanto un attimo che mi preparo la penna, ecco, ha preparato 54, quando scriverete 54 sul vostro quaderno, ricordatevi di sottolinearli i dati, sia se volete con la matita, se no con la penna rossa. Quindi ha preparato 54 cioccolatini da confezionare per dei regali. Mette 6 cioccolatini in ogni scatola, anche ogni scatola, sottolineiamolo. Quante scatole può preparare? Allora, questa parte, io l'altra volta vedete qua l'ho sottolineata e qualcuno sul quaderno l'ha sottolineata, ma vi ricordate, la domanda va scritta tutta in rosso, ok? Quindi tutta la domanda rossa, scrivetela, va bene? Dopodiché, proviamo a ragionare. 54 cioccolatini sono 54 come dato, voi scriverete uguale cioccolatini da confezionare. 6 uguale cioccolatini in ogni scatola. Domanda, quante scatole? Ok? Poi, che operazione devo fare per suddividere dei cioccolatini all'interno di alcune scatole per sapere quante scatole mi servono. Io so che le mette 6 in ogni scatola, quindi vi ricordate, ve lo dico perché è da poco che l'abbiamo fatta e purtroppo l'abbiamo fatta a distanza, è la divisione, quindi l'operazione che dovete scrivere solo in riga per ora, perché la facciamo solo in riga, è 54, due punti. 6 uguale. Per il risultato vi lascio liberi un attimo di rispondere. Dovete pensare alla tabellina del 6 e trovare in quale posizione si trova il numero 54. Quella posizione sarà il risultato della divisione. Dopodiché, come al solito, quindi abbiamo scritto il problema. Se volete scrivete risolvo come facevamo a scuola in rosso. Dati, rosso,
tutti i dati scritti bene, operazione in riga, risposta. La risposta deve rispondere alla domanda: quante scatole può preparare? La risposta sarà: può preparare, non ve lo dico, scatole. Ok? Bravissimi. Adesso metto tutto schermo per farvi vedere il quadro. Allora, il nonno è andato a trovare i suoi nipoti. Ha comprato 15 caramelle e ne dà 5 a ciascuno. Quanti sono i suoi nipoti? Allora, questa è la domanda da fare tutta rossa. Allora, in questo caso, dopo che avrete scritto risolvo, vorrei che mi faceste il disegno. Metto questo così siamo più piccolina, mi vedete meglio. Allora, quindi disegnate 15 caramelle e poi le dividete a gruppi di 5. Tipo le caramelle, adesso io qua lo faccio rosso, ma voi lo fate bene con la matita. Le caramelle semplicemente così, se volete potete farci anche una riga colorata dopo, eh? Quindi ne fate 15 e poi uffa, non viene più la pe... Ah, l'ho fatto bianco. Aspetta. E poi con la matita le raggruppate. Adesso io faccio un gruppo da 1, ma voi farete dei gruppi da 5 caramelle e vedrete quanti sono i nipoti di questo nonno. Perché la domanda è: quanti sono i suoi nipoti? Quindi, come sopra, copiate tutto. Dopo aver scritto risolvo, però fate prima il disegno bene con la matita, come se fosse una cornicetta. La caramella può stare in rotondo dentro a un quadretto e le due carte laterali dentro a altri due quadretti. L'avevamo già fatta forse la cornicetta delle caramelle. Provateci, ok? Se non ci riuscite, la disegnate come riuscite. Quindi, anche qui, che operazione farò? La divisione, esatto. 15 diviso 5 uguale. E il risultato non ve lo dico, se no che gusto c'è a fare il problema se io vi dico già il risultato. Quindi, dopo che avrete fatto disegno, operazione in riga, mi raccomando, la divisione è solo in riga per adesso, e la risposta che deve rispondere appunto alla domanda: quanti sono i suoi nipoti? I suoi nipoti sono? Lo scopriremo. Non vedo l'ora di vedere le foto dei vostri quaderni e sono molto molto contenta perché state lavorando tutti con molto impegno. Bravi, a presto!